Un appuntamento per diffondere la cultura della legalità. Consegnati i riconoscimenti del premio internazionale Rosario Livatino, Antonino Saetta e Gaetano Costa quest'anno alla sua 21esima edizione è organizzato dal Comitato Antimafia di Riposto, che porta proprio il nome dei tre magistrati assassinati dalla mafia in collaborazione con le famiglie dei tre giudici. Le pergamene, come ogni anno, sono andate a personalità che spendono la propria vita per l'affermazione dei valori della legalità e della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Una manifestazione itinerante rivolta principalmente agli studenti delle scuole che ha fatto tappa quest'anno al Teatro Comunale Leonardo Sciascia di Acibona Accorsi. Un premio importante grazie alla febbrile attività di un grande uomo che ho sulla mia destra, che è il professor Attilio Cavallaro, che unitamente al papà e alla mamma del giudice Rosario Livatino pensarono bene di dedicare questo premio internazionale a Rosario Livatino. Anche quest'anno un nutritissimo nome di persone che sono distinti nel campo della legalità e della loro attività. Abbiamo come principale attività quella di andare nelle scuole. Lei pensi, quest'anno abbiamo girato una ventina di istituti tra Catania e provincia e 8.000 ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere le eroiche vite di questi magistrati, ma sono già 50.000 in 21 anni, per cui pensiamo di avere seminato veramente, per quanto riguarda la legalità, per quanto riguarda la moralità, abbiamo seminato presso i ragazzi. Tra i premiati di questa edizione, Corrado Lembo, procuratore capo di Salerno, Walter Fazio, ex questore, giudice di pace e primo dirigente ed amministratore pubblico, Salvatore Scalia, procuratore generale del Tribunale di Catania, e Angiolo Pellegrini, generale dell'Arma dei Carabinieri, autore del libro Noi Uomini di Falcone, è stato comandante della sezione antimafia di Palermo dal 1981 al 1985 ed uomo di fiducia dell'allora pool antimafia. Che esperienza è stata? Ma è stata un'esperienza eccezionale, io ho lavorato per 5 anni. Con la sezione antimafia di Palermo e poi sezione anticrimine e con il pool antimafia che si era costituito al Palazzo di Giustizia. Falcone è un uomo eccezionale, come anche i suoi collaboratori, io dico collaboratori, i suoi amici, primo tra tutti Borsellino, un uomo eccezionale, un magistrato eccezionale, nel senso che Falcone rispettava i ruoli. Così come leggo, Livatino rispettava i suoi ruoli, Falcone rispettava i ruoli. Un riconoscimento è stato consegnato anche ad Olimpia Orioli, madre di Luca Orioli, trovato morto nel 1988 insieme a Mari Rosa Andreotta a Policoro, vicenda meglio conosciuta questa come la storia dei fidanzatini. Il caso allora venne chiuso come suicidio e poi però riaperto grazie alle indagini di un colonnello dei Carabinieri. La storia è stata affrontata da Angelo Iannone, ex colonnello del Rosso e collaboratore di Giovanni Falcone, nel libro Aspettando giustizia. È stato l'ex militare a premiare la donna. Mai come in questa vicenda si è cercato in tutte le maniere, purtroppo proprio da parte di uomini delle istituzioni, di ostacolare in tutti i modi l'accertamento della verità.